Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video nella serie Hardcore. Ebbene sì ragazzi, abbiamo raggiunto intorno ai 15 like, o se non di più, non vorrei sbagliare perché comunque abbiamo raggiunto sicuramente un traguardo utile, se no non avrei portato il video. E oggi ragazzi andiamo appunto in cerca di cibo, si può dire, eh? Sì, alla fine del cibo andiamo a cercare. Prima cosa voglio ammazzare queste paperelle qua, ok. Così, sì, intanto si dice mio pappagallino proprio da vicino, però vabbè, come sempre presente, come sempre. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa, come sempre, che oggi l'ho detto già 20 volte, oggi andiamo a fare l'orticello di inizio avventura, possiamo chiamarlo così, perché ragazzi l'orto serve, in hardcore serve, sarò più safe, ossia più sicuro nei movimenti confronto alla scorsa serie che facendo quella cavolo di miniera mi sono suicidato praticamente. Volevo fare un attimo, visto che mi trovo una bella pala, siccome mi può essere utile. Sì, intanto il mio pappagallino mi sta facendo da spettatore, perché ragazzi tipo appoggiato sul computer e mi sta guardando malissimo, no benissimo direi la verità, proprio con uno sguardo sensuale, dice mo' da mozzico tutto. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, andiamo a buttare giù tutta sta terra cattiva, bella, stupenda. Ok, tutti accettivi che non c'entrano niente con la terra, ma dettagli. Ragazzi, la casa spero di farla nel prossimo episodio, un po' come ho fatto nella vecchia serie, perché comunque mi piace subito fare la casa. Cioè raga, la casa è it's life forever, please now, boo. Ok sì raga, il mio inglese che non è significato nulla, però un significato c'è. E cioè non lo so. Comunque a parte gli scherzi raga, andiamo qui a buttare giù tutta sta terra. Cioè più che a buttare giù e zappare. E inoltre dopo vi devo far vedere una cosa che voi penso che ben sapete, perché non siete ignoranti come me. Sì ragazzi, ignorante è una persona che ignora. Infatti io ignoro gli aggiornamenti, dopo vi mostro quali. Ok, spero di riuscire a zappare tutto, ti prego. Ok. Allora, dal nuovo aggiornamento, non so perché sto a parlare tutto sciolto. Dopo il nuovo aggiornamento alla 1.9, Minecraft ha permesso di fare una cosa. Prima cosa, mi ha permesso di andare a dormire. Per favore, dormiamo che qua ci muoio male, perché se faccio stupido ci muoio. Ok. Minecraft ha permesso, non so se anche a mani nude, no, con la pala, col tasto destro, possiamo creare appunto questi sentieri, che sono una cosa abbastanza figa. E non si rompono, diciamo, saltando. Soltanto se rompiamo il blocco e lo ripiazziamo. Credo che sia una cosa abbastanza figa, perché comunque per chi vuole fare stradine e roba... Sì, mi fai parlare? Per chi voglia fare stradine e roba del genere, è molto utile. Sì, se senti il mio pappagallino, ha appena detto, siccome voi non la capite la lingua, io sì. Wow, è una grandissima idea! Adesso muori. Cioè no, nel senso buono, eh. Cioè nel senso non nella realtà, nella serie. Quindi non è senso buono. Basta, non morirò, non ti preoccupare. Ok ragazzi, vedete che sto a scavare serba, perché oggi ragazzi andiamo in cerca di semi. Basta Pippo. Si chiama Pippo, per la cronaca. Però poi ve li farò vedere, siccome in un video mi pare chicca, me l'ha chiesto. Ma farei mai vedere i tuoi animali domestici? Forse sì, forse no. Probabilmente nel prossimo vlog. Ok, oppure il prossimo Fuck Time, siccome credo che abbiate domande per me. Ok, buttiamo giù tutta sta bella erba. Inoltre ragazzi, avete visto, per chi non l'ha visto lo vado a vedere, il precedente video in cui diciamo ho sponsorizzato tra virgolette questo server Minecraft che ho trovato, Xensecraft, penso così si dica, che ho trovato appunto diciamo girovagando su, cioè per diversi server di Minecraft, e mi è piaciuto molto. Io ho chiesto se avevo, cioè potevo fare video, trailer, roba così. Mi hanno messo anche la targhetta youtuber, quindi ringrazio molto i creatori di perdonatemi, i creatori del server, che founder è Fresh e poi un admin e Anto. Poi non so se ce ne sono altri, purtroppo non conosco tutto lo staff, perché è da poco ragazzi che mi sono diciamo tra virgolette inserito come youtuber, quindi non conosco molti. Ok, qui buttiamo giù tutta st'erba. Guardate quanto è bello buttarla giù. Attenzione, attenzione, Schumacher sulla fascia, che non correva oltretutto Schumacher, però con l'auto correva, anche se non c'entra niente. Va bene, sì, Schumacher sulla fascia, attenzione,
Sterza in modo incredibile, ancora ragazzi, sulla fascia Schumacher ancora una volta, va a buttare tutto giù, va a buttare tutto giù, mamma mia, decisivo, decisivo. Vabbè, non basta. Comunque ragazzi, spero, cioè, spero, prossimamente penso di portare un video un po' particolare in cui vi chiederò diverse cose, tra cui, piccolo spoiler, ragazzi, ho intenzione di portare 2 video al giorno. Cioè, voi sapete l'impegno che ci vuole? Vabbè, probabilmente sarà uno cioè nel solito orario, ossia all'1:30, e un altro probabilmente alle 7 di sera, 6:30, 7, 8:30, non lo so. Sceglierò dopo l'orario. Quindi, ragazzi, preparare 2 video al giorno è una cosa pesantissima. Però questo è un piccolo spoiler perché devo ancora, diciamo, progettare questa operazione da fare perché comunque ci vuole tanto impegno e costanza, raga. E 2 video al giorno sono pesanti. Vi annuncio solo che se quando inizierà questo progetto, a parte che vi avvertirò, chiederò la vostra, però penso di portare giochi diversi da Minecraft, che possono essere FIFA, può essere Counter-Strike, può essere Rocket League, può essere League of Legends, anche che ho iniziato a giocare da poco, può essere anche Clash Royale, Clash of Clans, un sacco di giochi ragazzi, quindi non vi chiedo in questo video, probabilmente nel prossimo che uscirà, vi chiederò appunto questa idea di portare 2 video al giorno. Ovviamente devo cercare di essere costante, cerco di, diciamo, di fare una settimana di prova e poi si vedrà come andranno a finire le cose. Pippo, se la finisci di parlare, voglio benissimo. E basta, Pippo, cioè poi parla. Un pappagallo che parla, me lo dovete parla, me lo dovete spiegare però dettagli. Perché questa parte qui non si attiva? Ok, qui si vede che non si può annaffiare, ma qua perché così? Vabbè, forse non è fertile. Vabbè, lasciamola così. Fa niente che un quadratino non è fertile. Mi dà fastidio questo, che non si è preso l'acqua, però vabbè. Noi mettiamo comunque i semi. Sono pochi, penso. Non penso di fare tutto il campo adesso, eh. Non penso di fare tutto il campo. Forse sì. Sinceramente non lo so, raga. Potrei farcela. Sì, tranquillamente proprio. Cioè, mi sono rimasti 9 semi. Con questi 9 semi potrei anche scendere qui volendo. Perché nessuno si ammazza. Faccio così. Ecco, è finita la pala. Magari estendo la prossima volta. Ok. Quindi ragazzi avete visto appunto questo giochetto qui del sentiero che io devo posso fare un sentiero così, wow, andiamo fino a qui, basta Pippo oggi, ma che c'hai, sei tutto eccitato. Ok, magari un sentiero così che porta là, tipo queste cacate così enormi. Spero comunque ragazzi questo video vi sia piaciuto, io ho parlato di cose importanti del quale uscirà un vlog a breve. Quindi ragazzi spero questo video vi sia piaciuto, ovviamente non c'ho la mia skin perché Minecraft si bugga ogni tanto, ma se non si bugga non è Minecraft. Ci vediamo al prossimo video, lasciate like, commentate con dei consigli anche per la casa, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima ragazzi e ciao!